22esimo giorno di quarantena. Quando sarà finito dovremo uscire tutti di casa con il collettore di luci. Ogni volta che apro il box mi rendo conto che è più in ordine di casa mia. Com'è possibile? No, comunque pomeriggio sicuramente faccio un po' di pulizia. Però prima lucidiamo i collettori. Sono un po' opachi. Allora, per questa operazione avremo bisogno di un trapano, un normalissimo trapano, io ho il Bosch 700, della pasta abrasiva, io ho questa della Mafra, comunque vi ho messo tutti i link in descrizione. Poi avremo bisogno di tre teste, una piccola con abrasiva, con carta non troppo aggressiva, poi abbiamo una da 80, un po' più grossa, e poi abbiamo una testa rotante con la spugna. Questo ci consentirà la lucidatura finale. Allora, sono teste che veramente non costano nulla, sono già pronte all'utilizzo. Questo pirulino qui va all'interno della punta del trapano, come se dovesse trapanare inserite quella. Ovviamente non mettete trapano a percussione, ma anche solo avvitatore leggero, in base alla velocità vi regolate. Allora, guantini da fighetta, tac, e iniziamo a smontare. Ok, allora, puntale tolto, in realtà dovremmo togliere anche questo, vediamo se ci riusciamo comunque. Allora, il consiglio è di non infilarla mai tutta dentro, ma lasciarla un po' in fuori, in modo tale da avere più distanza dalla testa. Prendere la nostra pasta abrasiva, andremo ad aprire con le forbici. Amici, affamacca, ma guarda, sicuro adesso mi buco una gamba, sicuro. Allora, immergiamo la stoffa all'interno del nostro barattolo, così non abbiate paura. Iniziamo ad applicarlo sulla superficie. Applichiamo ancora un po' di pasta abrasiva, così vedete che diventa più opaco con la pasta abrasiva. Fantastico. Il dato finale su uno dei quattro è questo qui. Lì abbiamo di nuovo la cromatura visibile. Adesso dobbiamo ripetere l'operazione anche sugli altri quattro. Per lavorare più comodi e per un risultato migliore bisognerebbe staccare il telaietto del puntale, oppure direttamente da questi bulloni qua andare a scollegare i collettori dalla marmitta su un piano rialzato, lavorare comodi e lucidarli per bene. Anche perché vedrete che con questa testina qua non è possibile comunque arrivare in questa fessura. Qua sì, ma qua no. E ci si arriva con una spugnetta, e anche all'interno di questa parte è molto difficile arrivarci. Si fa quel che si può. Togliamo questa testa qua,
questa più piccolina dobbiamo tenerla proprio in punta in modo tale da arrivare più in fondo possibile. E volendo possiamo anche continuare continuare lungo tutta questa parte qua e viene fuori la cromatura. Stiamo parlando di una marmitta del mio Fazer che ha circa 85.000 km. Questo lavoro è stato fatto solo per la seconda volta. Chiaro, non è un lavoro che fate tutte le volte che andate a pulire la moto, però adesso al tatto sono proprio lisci. La prima volta è stata veramente dura perché i collettori erano completamente arrugginiti. E questa è la seconda volta perché volevo farvi vedere questo video su YouTube, anche perché ho letto su tanti forum e su motociclisti italiani, vari gruppi su cui scrivo su Facebook, che tanti state facendo questo lavoro. C'è chi l'ha fatto col vicinet, però il vicinet va benissimo, però se i collettori li avete già in questo stato, cioè se sono leggermente macchiati, vi mettete lì col pennellino e dopo un po' li lucidate e vengono puliti. Però se li avete proprio arrugginiti, cioè c'è una patina ruvida, come se fossero proprio arrugginiti, dovete andare di spugnetta, o a mano oppure col trapano. Spero che il video possa esservi stato utile. Passate una buona quarantena con le vostre moto in garage. Ciao!